cosa significa essere affetto da Covid e soprattutto che cosa vuol dire stare vicino alla morte a causa del Covid. Oggi ce lo racconta Don Franchino, una persona nota della ristorazione in provincia di Teramo, ma anche oltre la provincia di Teramo, e lui è stato davvero vicino alla morte. 2 mesi intubato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo. Il primo ricovero il 17 di marzo al reparto infettivi. Don Franchino, che cosa è successo e perché è stato così tanto vicino alla morte? Sì, io mi sono ammalato di Covid, come diceva, il 17 marzo sono stato ricoverato, mi hanno intubato perché non ossigenavo bene, sono stato in rianimazione fino al 13 maggio. Dal 17 marzo al 13 maggio e piano piano mi sono ripreso, diciamo. E il mio problema era che avevo già una polmonite in corso mai curata e quindi il Covid ha trovato, diciamo, un fisico delle vie respiratorie già debilitate. Probabilmente è stato contagiato in pizzeria in una delle sere, sì, in cui il locale, dobbiamo dirlo, è sempre affollato. Sì, io penso che sia successo qui, sì. Sono stato attento a non uscire fuori, a non andare in altri posti, però penso che sia stato qui. Però ecco, è successo perché io già avevo delle vie respiratorie debilitate, anche della mia professione, la polvere della Farini, che hanno chiuso tutti gli alveoli. 4 mesi in ospedale, ne è uscito nello scorso mese di luglio, adesso sta portando avanti un piano di riabilitazione molto importante, poi è stato anche un periodo in un centro specializzato nelle Marche. Che cosa le ha lasciato questa esperienza? Mi ha lasciato tanto, ho ancora paura, sono contento, mi diverto a raccontarla. Però oggi ho ancora più paura perché so che cosa è successo. Quindi farsi 4 mesi di ospedale, 2 di coma e 2 di riabilitazione è molto lunga e molto dura. La famiglia ha sofferto tanto. Oggi che cosa si sente di dire a chi ha la febbre, a chi è contagiato in maniera positiva dal Covid? Un consiglio proprio da lei che è stato, lo ripetiamo ancora una volta, vicino alla morte. Sì, è una cosa molto seria purtroppo e io auguro a chi si dovesse trovare nelle mie condizioni di trovare gente capace come l'ho trovata io, medici, paramedici che mi hanno aiutato tanto e che sono stati bravissimi, dalla rianimazione di Teramo al centro di riabilitazione di Macerata. Tanti medici che lei vuole ringraziare e che le sono stati vicini in questi 4 mesi di ospedalizzazione. Sì, io ringrazio la rianimazione di Teramo, il dottor Paolo Scimmia, la Garbuglia, la dottoressa Angioletti, il dottor Moretti, ma anche tutto il personale medico e paramedico, dagli OS alla signora della polizia che sono state, mi hanno sempre incoraggiato, mi sono state sempre vicini. Cosa non bisogna fare quando una persona è contagiata in maniera positiva dal Covid? Che cosa si sente di dire a chi oggi si trova, non dico nelle stesse situazioni, anche se lo vogliamo ricordare, ci sono i reparti di Teramo e anche quello di Atri pieni di ricoverati? Mi sento di dire precauzione, di stare attenti perché può succedere, è una cosa seria, può succedere da un momento all'altro. Anzi, se uno magari ha la fortuna di essere forte fisicamente, di essere giovane, può essere meno letale. Però se uno trova un fisico debilitato, può succedere di tutto. Era inimmaginabile pensare ad una cosa del genere per quello che le riguarda prima di essere stato contagiato. Lei non immaginava che cosa significava avere il Covid. Non mi sarei mai immaginato di poter fare un'esperienza così forte, perché tutti magari si sentono onnipotenti, si sentono dei leoni, però da un momento all'altro può precipitarsi tutto.